Andrea, una vittoria importantissima 2-0 in questa di andata e un Como stratosferico. Una vittoria importante. Avevamo detto che questa è una partita dove dovevamo riuscire ad ottenere il massimo, fare una partita attenta, con orgoglio, con la testa, perché comunque con questo caldo di riuscire anche a gestire i momenti. Il massimo poteva essere qualsiasi risultato, se il massimo era 0-0 avremmo preso quello 0-0, avremmo fatto un'altra partita di questo, un primo tempo. Il primo tempo è finito, allora affrontiamo questa settimana con la giusta attenzione, la giusta cattiveria. Sappiamo che andiamo là, sarà una partita difficilissima, quindi il primo tempo è finito, ora ci giochiamo il secondo. Un grandissimo pubblico quest'oggi, quello delle grandi occasioni. Poi tu che hai vissuto altre esperienze? Io ho vissuto altre esperienze, ma ho vissuto anche il Como negli anni delle due promozioni, quindi io lo conoscevo, magari i miei compagni che non hanno vissuto quelle stagioni non hanno ancora visto tutto il calore che può dare questa tifoseria, e sono contento che sia arrivato il momento di farlo vedere a tutti. È stato bello, una bella giornata, sia la semifinale che oggi. Abbiamo fatto una grande prestazione, e anche merito al supporto che ci ha dato il pubblico. E adesso dopo il 2-0 è ovvio che bisogna tenere l'attenzione alta. Cosa dici della tua esperienza e tuoi compagni? È talmente grosso e grande l'obiettivo che non ci sarà neanche bisogno di dirlo ai compagni. Quindi, come ti ho detto prima, era il primo tempo oggi, quindi quando si gioca una partita non è l'importante vincere il primo tempo, è importante il risultato al 90°. Questo è uguale in queste due partite qua, quindi finito il primo tempo, ora dobbiamo giocare il secondo, sapendo che andiamo là dove sarà una partita magari anche diversa da quella di oggi, quindi mancano 90 minuti, spero 120, quello che sarà, però Giusta concentrazione, giusta tensione, andiamo lì.